studi di Corso Italia 64 c'è uno studio cambiato rispetto ai soliti lunedì in cui è Luca Panerai a presentare il talk show di attualità. Oggi ci siamo moltiplicate per riuscire a sopperire la sua assenza. Siamo io e Mariona a tenervi compagnia questo lunedì sera per raccontare ancora tutto quello che è successo a Fiera Cavalli lunedì scorso, dal rientro faticoso dopo i 4 giorni di fiera. Non siamo riusciti, e quindi per tener fede al nostro impegno invece oggi siamo puntualissimi qua a raccontarvi i 1000 volti di Fiera Cavalli. Esattamente, Eliana, è finita Fiera Cavalli, ma non per noi, perché abbiamo colto l'occasione di essere qui tutti insieme questo lunedì sera per rivivere, raccontare il meglio di quella che è stata la 114esima edizione della Fiera Scaligera. E abbiamo qui con noi tantissimi ospiti proprio per cercare di raccontare le 1000 sfaccettature di questa fiera. Quindi direi potremmo incominciare a raccontare e a presentare attraverso i nostri protagonisti qui questa sera quella che è stata Fiera Cavalli 2012. Assolutamente, tanti ospiti, siamo pluridisciplinari oggi perché insomma Fiera Cavalli, noi stando attaccati al padiglione 7B del Jumping Verona finiamo sempre per parlare di salto ostacoli perché abbiamo il padiglione proprio accanto, ma in realtà Fiera Cavalli è veramente un mondo dove tutto l'universo equestre si incontra. Partiamo dai più piccoli, diciamo, abbiamo qua insieme noi la neorieletta presidente della FISE Liguria. Ben arrivata. Grazie, grazie. Qua in rappresentanza perché proprio la squadra dei suoi ragazzi della Liguria ha vinto la Coppa delle Regioni Pony a Fiera Cavalli. Buongiorno. Buongiorno, è stata una grandissima soddisfazione. E poter pensare di avere un futuro, di avere dei ragazzi così bravi e così preparati, con degli istruttori che li hanno portati a questo buon livello, e grazie alla collaborazione del Cap Equip, anche lui neo eletto col massimo dei voti ieri, e Angelo Bollino. Quindi facciamo un bel applauso a Maria Grazia Basano per la sua rielezione innanzitutto. Esatto, ma facciamo anche conoscere i volti ragazzi che sono stati protagonisti nella Coppa delle Regioni Fiera Cavalli. Partirei dall'unico uomo della squadra, Lorenzo Bertolucci. Ciao Lorenzo, ben arrivato. E mi sembra anche quello che parla di più, Lorenzo. Grazie. Durante l'edizione di Verona gli ho chiesto un po' com'era partecipare in un team solo femminile, ma mi ha detto che non è male, che sono simpatica alla fine le tue compagne di classe. Sì, sono molto simpatica. Di squadra. Molto simpatica. Quindi come è stato il vostro ingresso? Ce le facciamo presentare da lui? Va bene, dai. Dai, allora, presentaci tu la tua squadra. Lei è Marina Balbo, lei è Valentina De Bernardis, invece lei è Vittoria Gallione e lei è Greta Bianchi. E poi ci sono anche altre due ragazze invece che hanno ottenuto un secondo posto nella staffetta. Sì, sono Valentina De Bernardis e Elena Buffa, che oggi non c'è. E che hanno tenuto il secondo posto nella staffetta di domenica. Beh, bravissima. Io farei un applauso. Ti assumiamo come presentatore, sì, ti portiamo magari qua con noi. Ti aspettiamo qua domani mattina. Mi devo preoccupare, perché l'ho sentito sciolto il ragazzo. Lo sapevamo. E poi, Eliana, dal mondo pony ci spostiamo per questo racconto di Fiera Cavalli. Sì, un mondo più arabeggiante, in realtà assolutamente made in Italy. Vincenzo Pellegrini qua con noi, ben arrivato presidente. Buonasera. Di Anica. Buonasera, per raccontare il cavallo arabo a Fiera Cavalli e non solo, anche l'allevamento del cavallo arabo in Italia, che è uno dei primissimi livelli. Grazie dell'invito. Sì, siamo stati presenti come ogni anno a Fiera Cavalli. Occupiamo una superficie che ho saputo essere quasi un decimo della superficie coperta, quindi ci sentiamo responsabili in qualche misura di fare le cose come si deve. Quest'anno avevamo una missione di fondo, diciamo, cercare un po' di avviare una strada per sfatare l'idea un po' generalista e anche un po' superficiale che il cavallo arabo sia un cavallo difficile. È anche colpa nostra, diciamo, se quest'idea un po' si è radicata, perché questo insistere con gli show di morfologia, che vanno bene, io stesso sono un allevatore di cavalli da morfologia, può dare un'idea sbagliata del cavallo, perché li si vede sempre in libertà, anche un attimo caricati per farsi vedere, e quindi uno pensa che il cavallo arabo sia quello. Quest'anno abbiamo voluto invece mostrare il cavallo arabo di famiglia, docile, facile, avvicinabile, e quindi abbiamo dedicato una gran parte della fiera all'avvicinamento dei bambini con un'area dedicata
al battesimo alla sella per i più piccoli con 8 puro sangue arabi e poi un buon spazio anche alle gare montate, soprattutto per i più giovani. E abbiamo avuto un'ottima partecipazione, quindi siamo particolarmente soddisfatti. Anche un bellissimo carosello che magari racconteremo più avanti nel corso della trasmissione. Dulcis in fondo, nel mio lato opposto, poi parti col tuo Marion. Allora, Nico Belloni, che è stato la voce del Galà d'Oro di quest'anno, non solo, invece si è anche dedicato all'allevamento italiano, perché tu, Nico, gestivi tutta la parte dedicata al padiglione numero 8, se non 8, erro. Sì, Italia Alleva. Poi ci racconterai un pochino di più durante il corso della manifestazione. Innanzitutto ben arrivato, grazie, perché hai fatto tanta strada per essere qua con lo noi stasera. Lo sappiamo, infatti apprezziamo tantissimo, ma continuiamo con la presentazione dei nostri ospiti. Allora io parto subito dalla mia sinistra con Giuseppe Moretti. Buonasera e ben ritrovato qui, ospite qui con noi. Grazie, vengo sempre volentieri, visto che mi invitate, ho anch'io qualche cosa da dire e da informare il pubblico che è a casa. Tra l'altro noi eravamo in compagnia, eravamo insieme durante la premiazione della Coppa delle Regioni. Allora domandavo a Peppino, perché sai, comunque ci sono presenti tanti ragazzi ma anche con tanti istruttori. Lui come presidente di ANE, meglio di lui non poteva esserci per raccontarci, anche vedere un po' come si è sviluppato questo settore che alla fine rappresenta veramente il nostro domani, quello dei pony. Ma io credo che è da lì che partono e quindi è un buon sperare. La Liguria ha fatto una prova bellissima, quindi bravi ragazzi, e ha detto bene la Presidente che dietro al lavoro dei ragazzi c'è un lavoro degli istruttori, e quindi mi fa piacere perché è una delle regioni, diciamo, che si avvicina e si mette in mostra, perché sennò la Lombardia, il Lazio e tutte, quindi viva la Liguria, viva la Presidente e un bravo agli istruttori che hanno portato questi ragazzi a vincere. Una piccola regione, ma abbiamo visto con tantissima grinta. Lavoriamo, abbiamo la fortuna appunto di avere dei bravi istruttori, dei ragazzi molto appassionati e la fortuna di avere anche dei genitori che aiutano a che tutto questo succeda, perché il loro contributo è notevole. Sicuramente, poi noi abbiamo alle nostre spalle un po' di mamme, ho promesso che saremo buone durante questa trasmissione, però ovviamente un ruolo importante il vostro, ce lo faremo raccontare anche come sostegno, magari anche sentendo i ragazzi. Dalla parte dei pony adesso spostiamoci all'equitazione americana. Sì, dalle mamme a un papà, non solo papà, ma anche un presidente della National Barrel Racing Horse Association, che si riconferma. La realtà è che Carlo non siamo ancora riusciti neanche a metterlo in sella, però ha una super figlia che monta in una maniera pazzesca, che vince tutto e quindi alla fine l'ha trascinato nel mondo del barrel racing. È vero che mi ha trascinato nel mondo del barrel e mi ha fatto appassionare i cavalli, questo sì, però non è che vince solo, anzi ci sono un sacco di ragazze che vincono anche più di mia figlia, quindi il bello del barrel è che proprio c'è una presenza femminile molto elevata e quindi è divertente da vedere e loro sono carinissime oltre che bravissime. Tra l'altro dobbiamo ricordarlo, lo racconteremo poi durante il resto della trasmissione, questa di Verona è stata un'edizione con numeri da record e il padiglione dedicato all'equitazione americana è stato uno di quelli che ha avuto più successo anche dal punto di vista non solo degli atleti che vi partecipavano ma proprio del pubblico che sì, è venuto ad assistere alle gare del Beh, si vedevano weekend. Le tribune strapiene, anzi non bastano mai le tribune, soprattutto nell'equitazione americana, ma devo dire che il barrel da sempre richiama un sacco di gente, è immediato, è coinvolto gente, è bello da vedere, spettacolare, quindi la gente si avvicina molto volentieri al bar. Carlo, senti, ma facciamo presentare anche chi è la più spigliata delle rappresentanti del barrel in rosa che abbiamo qua in studio oggi. Guarda, forse direi Arianna, decisamente. Arianna, dai. Ok, allora facciamo arrivare il microfono a Arianna che ci presenta le sue compagne. Arianna Tioli. Beh, scusami, comunque campionessa italiana e campionessa europea Open, quindi le ha messo i caschetti a tutti i grandi. Quindi. Con chi sei venuta, Arianna? Allora, lei è Alice Liguori, Pace Veronica, Mazzanti Vanessa, Federica Di Feo e Actis Elisa.
Allora... Così no, anche a cavallo. No, invece quando va a cavallo ha un altro carattere, devo dire che è decisamente più aggressivo. È solo la partenza, magari poi tra qualche minuto. Raccontaci un po', dai. Ma... Raccontaci la tua esperienza, tu come hai cominciato? Andare a cavallo? E ho iniziato ad andare sul mio pony da quando ero piccola piccola. E adesso invece mi sono appassionata a questa specialità grazie a mio papà che già la faceva. E adesso è il mio sport, è quello che preferisco fare di più. E quindi... Come si chiama il pony con cui hai ottenuto tutti questi risultati? Carabina Quigley. E da quanto... È un cavallo. Carabina è il mio cavallo. Raccontami un po' di lui. Di Carabina è un po'... Il nome è un programma. Sì, esatto. Ha un carattere un po' particolare, com'è? A casa è... Quando la monti è molto brava, però ogni tanto è un po' testarda. Invece in gara è sempre abbastanza agitata. E poi si tranquillizza dopo la gara, però, perché prima... Ma tu riesci a tranquillizzarla un po' quando sei in gara? In precampo sì, quando stiamo andando verso l'entrata non più di tanto. Lì ci sono un po' di momenti di difficoltà, però sì. Alla fine se i risultati arrivano vuol dire che un po' di tranquillità riesci a trasmettergliela anche tu. Sì, dai. Allora poi continueremo a raccontarci o finiamo di presentare i nostri ospiti qui questa sera. Ci diamo con lo spettacolo. Perché, esatto, c'è qualcun altro che ha fatto tantissima strada insieme a Nico e Bartolo Messina, artista equestre, benvenuto qui nei nostri studi. Buonasera. Bartolo faceva... Ha partecipato alla Gala d'Oro anche quest'anno con il numero d'apertura e il numero di chiusura, se non erro. E poi quest'anno ha collezionato un sacco di successi con il suo Charlie, entrando nel, diciamo, nei Guinness. Sì, assolutamente. Poi lo racconteremo durante nel corso della trasmissione e poi sarà uno degli artisti presenti al Carnevale Romano, che quest'anno ha fatto un importante gemellaggio con Fiera Cavalli, Carnevale Romano che si ripropone anche nel 2013. Noi saremo presenti, così come lo scorso anno, non potremmo mancare. Quindi avremo modo sicuramente di parlare di tanti argomenti oggi, però Marion, se mi concedi, visto che siamo un talk show di attualità, questo fine settimana ci sono state due importanti tappe di Coppe del Mondo, la Coppa del Mondo di salto ostacoli a Stoccarda, quinta tappa, e Coppa del Mondo di Rimacra FIA World Cup, che tra l'altro ha riportato un grandissimo successo nuovamente per l'Italia con un altro terzo posto di Valentina Truppa, che ha iniziato la stagione alla grande. Io comincerei col salto ostacoli, sono curiosa di vedere chi ha vinto. Va bene, andiamo. Vediamo. A sentire il servizio. Un centesimo separa il migliore ed è così che Kevin Stowe trionfa a Stoccarda. Dei 40 binomi al via nel Gran Premio, 11 sono stati quelli a qualificarsi per il velocissimo barrage. Luciana Ginisch e Winningwood però riescono a superare tutti e passano a condurre. La gioia negli occhi dell'amazzone portoghese non dura a lungo. Marcus Henning entra subito dopo e ferma il cronometro a 42,67 secondi, staccando la portoghese di quasi un secondo e mezzo. Ma il vero colpo di scena arriva con l'ingresso in campo di Kevin Stowe. Il cavaliere transalpino esegue un percorso mozzafiato, perfetto, non sbaglia niente e strappa di un centesimo la vittoria dalle mani del cavaliere di casa ancora incredulo. Nonostante l'amaro in bocca, i 6.400 spettatori tedeschi applaudono la spettacolare impresa di Kevin e della sua Silvana, che diventano il secondo binomio francese dopo quello formato da Philippe Rosier e Givat nel 1985 a vincere a Stoccarda. Con la conquista di questo quinto round di Coppa, Kevin Stowe raggiunge lo spagnolo Sergio Alvarez Moya a 58 punti e quindi lo affianca nella classifica generale della Rolex al primo posto. Prossimo appuntamento a Ginevra, dal 6 all'8 dicembre.